Eccoci! Mamma mia! Allora, io ve lo dico come prima cosa. Innanzitutto, guardate qua, dove sono gli amici? Eccoli qua, guardateli. Questi sono solo alcuni di quelli che ci seguono e dallo studio, perché ovviamente da casa siete in tantissimi. Allora, questo solo per farvi vedere che ho anche una telecamera da davanti. No, allora, scherzi a parte, oggi iniziamo con l'ospite, ma prima dell'ospite vi faccio vedere come al solito i numeri, cioè come è andata la volta scorsa. 574.800, in realtà da aggiornare, ho visto gli aggiornamenti nuovi, sono 600.000. Ma perché vi dico questo? Voi che mi seguite in questo esperimento digitale sapete anche il perché. Perché qua si gioca con il digitale, si provano nuovi modi di fare comunicazione, no? di usare anche un po' la tecnologia. Guardate questo studio che gira, eccetera. Allora, siamo pronti? Io vedo già che Ezio è connesso. Lo vedo, adesso accenderà il video. Vero Ezio che accendi il video se mi senti? Altrimenti passiamo alla rubrica dopo e dopo richiamo Ezio. E vediamo se arriva. Ezio, ci sei? Ezio, ci sei? È lui o non è lui? Ezio, prova a connetterti, è lui. Allora, aspetta che arriva, pronti? Ezio Greggio! Come va? Come va? Grazie, grazie, buonasera a tutti, ciao Marco. Eccoci. Sono veramente contento di essere collegato con te e con tutti i tuoi amici. Che piacere. Come va, come va? Dove sei, Ezio? Dove sei? Sono qui a Monte Carlo, sono nel mio ufficio e sono felice di collegarmi con te. E dato che tu sei a Londra e lì avete la variante indiana, e allora ho messo la mascherina, non si sa mai. Cioè, questa non è male, anche perché con questa presenza virtuale è un attimo, è un attimo, ma fammi vedere se è lui o non è lui. Fammi la vedere. La tolgo, allora vedere se è lui o non è lui, dov'è? Se siamo un po' più è lui o non è lui. Va bene. no, ma ho capito, ma io ho paura, cioè, sono vaccinato, però ho FIFA, quindi per sicurezza, voglio dire. Formalmente l'hai tolta la mascherina, vabbè. Non si può dire niente. Vabbè, la tolgo. Oh, è lui, dov'è la... Ciao, fatemi che vedere, che siete vivi, dove siete? Mamma mia, ecco. Che meraviglia, che studio, ecco. Fantastico, aspetta che lo metto in grande, così voglio mettere inverto, così ti vedo meglio. Senti Ezio, io ai vari ospiti che vengono qui, che di solito fanno tutt'altro mestiere, ma questo è il bello, chiedo, ma cosa ne pensate, no, del digitale, come lo usate, eccetera? E la prima domanda che mi viene da farti è, ma qual è il primo social network che hai usato? Io il piccione, perché tanti anni fa, non essendoci ancora i social, non c'era internet, i messaggi che dovevo mandare agli amici li mandavo col piccione, quindi parliamo di qualche anno fa. Però insomma arrivavano comunque, era un sistema un po' empirico, un po' volatile, erano i primi tweet, no? E si mandava al piccione appunto a consegnare i messaggi. E io devo dire, sono un appassionato di social, poi come faccio a non esserlo per colpa tua? Da quando tu sei entrato a Striscia, per noi è stata la rivoluzione, no? E quindi siamo veramente tutti grati a te, ai tuoi consigli. E siamo tutti digitalizzati, ati, ce l'eco, sì. Senti, ma qual è il social che ti piace di più e qual è quello che ti piace di meno e anche il perché? Dai, vai, esageriamo. Ma io, guarda, insomma, devo dire, utilizzo soprattutto due social, vale a dire Instagram, perché è veloce, pimpante, eccetera, e poi... Ho iniziato il primo social che ho utilizzato è stato Twitter, e quindi su Twitter ho tanti amici che mi seguono fin dall'inizio. Instagram ho cominciato parecchio tempo dopo e quindi ne ho un po' meno, però insomma tra l'uno e l'altro parliamo di 1.600.000-1.700.000 follower, quindi insomma per me è quasi un ascolto strisciaiolo, insomma, se vogliamo. E come? Tieni anche conto che i tuoi sono veri, ma c'è chi ne ha 10 milioni, ma di cui 9 milioni sono falsi. Per cui, voglio dire, poi lo vedi, è un doping pazzesco. C'hanno magari 10 milioni, magari hanno 10 milioni di follower, poi vai a vedere i like, uno.
due like. Bravo, hai tre capito? commenti. È così, è pieno di influencer che non influenzano nemmeno a casa propria, sì, per dire. Sì. Senti, infatti, invece qual è una bella esperienza che hai avuto utilizzando il digitale in generale? Possono essere i social, il telefonino, insomma, internet in generale. Guarda, ti parlo di una cosa che mi sta molto a cuore. E allora, la mia amica di Master, Luciana Migliavacca, qualche tempo fa dice: voglio cominciare a far uscire i tuoi film in DVD. E allora io ho fatto il lancio attraverso i social ed è uscito Il silenzio dei prosciutti, The Silence of the Hams, è uscito Svitati, eccolo qua, vedi, faccio un po' di promo, e Killer per caso. Allora, perché te ne parlo? Perché grazie ai social, grazie a Instagram, a Twitter, il primo film che è uscito, che fu appunto The Silence of the Hams, Il silenzio dei prosciutti, è balzato in testa alle classifiche, è arrivato in Amazon, è stato il primo, il numero uno, il più venduto in Amazon quando è uscito. Tutto ciò non sarebbe accaduto se non avessi fatto il lancio che ho fatto attraverso i social. Quindi è indubbio che i social hanno veramente una qualità straordinaria per comunicare, per entrare in contatto, non solo quindi per dirsi delle cavolate con gli amici o mandarsi le foto, ma proprio anche perché riesce a divulgare dei fatti importanti, anche giornalistici, se vogliamo. A proposito di questo, una cosa che è girata molto nei social, non so se i nostri spettatori qui lo sanno, ma Ezio è il presidente fondatore del Monte Carlo Film Festival, che peraltro sembra... Guardate, non lo sapevate? Fategli un applauso, dai. Fatemi vedere che... No, ma io, scusa, posso dire una cosa? Ma ho visto tu, mamma mia, ma che meraviglia! Ma questi amici che mi stanno vedendo, ci stanno vedendo, quindi sono lì presenti veramente. Giuro, giù in giuretta. Ma non ci credo. Dai, fammi fare prova, la prova. Faccio una prova. Allora, amici, se ci siete, alzate le due mani così. Ecco, così. Vediamo un po'. Eccoli, sono veri. Guarda, alzano alcuni, le mani alcuni così. Alcuni sdormicchiano un po', però diciamo che quelli che non sdormicchiano alzano le mani. Eccoli. Sì, alzano le mani. Fantastico. Eccoli. Vedi, arrivano, ci sono. Non ci credo. Posso chiedergli un altro gesto? Dai, vai. Allora, amici, se mi state vedendo in questo momento, così capisco se siamo veramente live, allora mi raccomando, fate questo gesto qui, questo che porta fortuna. Pronti? Porta bene. Vediamo, guarda, eccoli qua! Fantastico, io li adoro, li bacerei uno per uno. Allora, non so se l'avete visto, perché quest'anno ci sono stati degli ospiti pazzeschi. Posso farlo vedere, Ezio? Due o tre cose. Che avevo preparato sul Monte Carlo Film Festival. Guardate, Allora, aspetta che se riesco vi faccio vedere anche un servizio del TG che ne parla, che racconta un po'. Ecco qua. Aspetta. Questo è il servizio che è andato sul TG5, bellissimo, sì. Questo era Iacchetti che è comparso a un certo punto, eccolo lì che è sbucato. Aspetta. E poi Michela Ramazzotti, sacco di... Questo è il Grimaldi Forum, dove appunto è il nostro palazzo del cinema, dove facciamo la manifestazione. Raul Bova, Rocío Morales, Chas Palminteri di Bronx Tale, la Gregoraci che è venuta a fare la premiatrice, e qui ho parlato del fatto, insomma, che il nostro messaggio è il messaggio quello di importante di rimandare le persone a tornare al cinema, a rivedere i film, insomma, quindi tanti bei personaggi veramente quest'anno, abbiamo premiato un sacco di personaggi. Grazie per aver mandato queste immagini tratte dal TG5. Chas Palminteri, un vero mito, e poi Raul Bova in giuria. Credo che abbia attratto persone un po' tantissimo, anche da tutto il mondo. C'era, perché lui è famoso in tutto il mondo, no? È famosissimo in tutto il mondo. Quel ragazzo che cantava è Leo Gassman, ed è il nipote di Vittorio Gassman, che ha iniziato questa carriera bellissima. Lui canta, ha scelto la canzone e ha avuto un grande successo da noi. È il nipote di Vittorio, è figlio di Alessandro. E poi abbiamo avuto Uccio De Santis, Barzellettieri, insomma un sacco di gente. È stato veramente bello. Un bel festival, 18ª edizione live, dal vivo, quindi il pubblico con le mascherine, però è venuto in sala con il distanziamento e ha assistito a tanti bei film che abbiamo
mostrato in anteprima mondiale, tutte commedie. L'anno prossimo vi vengo a trovare, dai. Ma ci conto, anzi guarda, proprio perché sei tu in anteprima, ecco, preparo già il Monte Carlo Film Festival Award, è già qui pronto e lo consegnerò a Marco Camisani Calzolari per quello che fa con il suo digitale. Ma no, veramente? Cima, no! È già pronto, no! È già pronto. No! Poi ti mando l'Iban. Ma ragazzi, ma come? Marco, poi ti mando l'Iban dopo con Comodo, se il versamento sono 250 euro. Accetti anche per il palo. Ma con Comodo, tanto te lo do l'anno prossimo, quindi hai voglia, perfetto. Senti Ezio, io ti ringrazio tantissimo di essere stato qua con noi, peraltro ti adorano tutti, ho visto commenti pazzeschi e nulla, ti salutano, te li faccio vedere mentre ti salutano, eccoli. Grazie, grazie. Posso dare un'ultima anteprima che è una cosa che mi sta veramente molto a cuore? Molto. Allora, volentieri. Sta per uscire in DVD il mio primo film, lo vedete, eccolo qua, che si chiama Sbam, girato, pensa, era appena arrivato Garibaldi in Italia, girato nel 1980, uscito nel 1981 e esce in DVD per la prima volta, per cui sarà una cosa fantastica. Bello. Spero lo che voglio, gli amici, lo voglio, lo vado altri a comprare, anche perché i DVD e i libri degli amici, ricordiamocelo, si compra. No! E basta. Bravo, bravo Marco. Oh, e basta. Ciao Ezio, grazie. Grazie Marco, grazie a te. Ciao. Li saluto. Voglio vedere le mani così a tergicristallo, se è possibile. Eccoli. Mani a tergicristallo. Grazie. Grazie. Eccoli. Ciao, 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 ciao. Grazie. Mettete la mascherina, mi raccomando. E allora eccoci qua con la rubrica su come ti fregano. Dove siamo? Qua, oh, come ti fregano, la slide, eccola qua. Oh. Allora, di che cosa vi parlo oggi? Del come ci fregano, perché il problema, ovviamente, è che sono tanti quelli che ci vogliono fregare. E qui ve ne faccio vedere alcuni. Allora, questa signora qui ha ricevuto un SMS che diceva appunto di contattare un numero verde per indagare su una irregolarità della carta di credito. E durante la conversazione, in pratica, questa azienda che si spacciava per una dipendente della sua carta ha detto: ma mi puoi mandare quel codice che ho appena mandato via SMS? In realtà non l'ha mandato lui, l'aveva mandato la carta di credito, cioè l'OTP, il One Time Password. E quello che è successo purtroppo è che questa signora si è trovata l'addebito di 1000 euro. E questo è avvenuto proprio perché, come dire, perché si è fidata di chi lo ha chiamato. E sono tanti, tante le tecniche che circolano in questo periodo di questo genere, quindi in cui mandano una singola password, cioè vi mandano il messaggino e poi vi chiedono di darglielo, non lo fate mai. Ok? Quindi ogni volta che vi arriva un messaggino con una password singola, tenetevelo per voi. Se fate così c'è poco da capire, funziona e vi salvate. Vi chiedo di commentare qui sui vari social, dove, da dove ci guardate, siamo in onda su veramente decine di social ormai, perché tra l'applicazione eccetera, tra l'altro c'è la nuova applicazione che la potete cercare come The Live Digital Show sia sullo store dell'Apple sia sullo store di Android. E un altro annuncio che vi faccio adesso qua è che questa è l'ultima puntata della stagione. Lo so, ogni cosa, come dire, ha il suo tempo ed è ciclico, la giornata è ruota, la settimana anche, il mese, le stagioni, questa è l'ultima. Ma a settembre sono sicuro che riprenderemo, no, non ve lo prometto, ma penso di sì. Dai, è stata una bella esperienza, grazie anche all'aiuto che mi hanno dato tutti, sia quelli che fanno parte del team, no? Da Evelyn Adamo, Laura Nava e tanti altri che insomma ci aiutano. E quelli che fanno parte dei vari gruppetti, peraltro se volete candidatevi nei vari social, perché appunto loro sono sempre alla ricerca di chi ci aiuta magari a fare un test su Zoom o queste cose, no? E ringrazio anche tutti quelli che tornano spesso, quindi molti di quelli che vedete qui, Elena Campioni e avanti così, Alessio, no? E eccetera, sono sempre, no? Sono Sgabri e via, sono Barbi, cioè, li vediamo sempre, Nicky, e quindi grazie di tornare, di essere sempre con noi. Fate condividere questo live e nel frattempo vi parlo della prossima cosa, che tratta di Dark Web. Eccoci qua.
Eccoci qua. Allora, cosa vi racconto? Ve lo faccio vedere. Attenzione, slide. Hanno pescato e chiuso un marketplace, cioè un luogo dove si vende, dedicato alle utenze, cioè in sostanza alla username e le password di tutti noi, che non è più il tipico luogo dove, come dire, si vendono masse di database, che oggi sono veramente miliardi le username e le password di tutti, ma dedicate, cioè quelle che funzionano, quelle testate, quelle eccetera. Si chiamava Slilp ed è stato chiuso. Aveva dentro, pensate, di funzionanti 80.000 circa, funzionanti, come dire, però poi ogni tanto smettevano di funzionare, ma diciamo tendenzialmente funzionanti, 80 milioni di password e di username rubate da 1.400 siti, ok, nel tempo. Le autorità hanno arrestato 12 persone che erano dietro, le prime, ce ne arresteranno le altre, che erano dietro questa cosa. Quindi brave autorità, anzi vi faccio un applauso. Vai. No, perché sono lavori lunghi, che a volte mettono insieme veramente persone di tutto il mondo, perché non è che c'è una nazione, qui siamo sovranazionali. Un'altra cosa, avete sentito parlare in queste ore di un database rubato in vendita, anzi direi un sedicente database di vaccinati, e questo mi ha fatto venire in mente di parlarvene, perché innanzitutto ancora non è verificato per niente che dentro ci siano veramente i vaccinati. Però effettivamente molti di quelli che sono venuti fuori erano prevalentemente medici, psicologi, psicoterapeuti del sud Italia, quindi di un database molto preciso, non è che era una cosa mista, no? E quindi questo ha fatto dubitare sul fatto che poi davvero, quindi attenzione, no, che lo sia sul serio. E però il intervistato da ITech, Italian Tech, che è una nuova rivista sul mondo tecnologico, di un editore nuovo, cioè no, dello solito editore, come dire, di un editore noto, ma facendo appunto una nuova, un nuovo magazine online, solo online, fatto molto bene peraltro, il direttore Riccardo Luna, vecchia conoscenza nel mondo digitale, che ha fatto molte cose fatte bene, questa è una di quelle. Qualche volta, come sapete, l'ho criticato in passato, ma per me non è mai una questione personale, è sempre una questione legata al mondo digitale e internet, e qui ad esempio invece sta facendo un ottimo lavoro da quel che vedo. Ecco, sostanzialmente nell'intervista che hanno fatto, quindi sono riusciti a parlare con il sedicente hacker, dicono che appunto i dati non provengono da un unico database, ma che sono legati a molteplici fonti che quello che è entrato in teoria ha preso. Infatti dice, non entrare nel dettaglio al giornale, a Italian Tech, delle singole vulnerabilità, ne posso rivelare, ma posso dire che il livello generale di sicurezza era imbarazzante. Non fossi stato io, sicuramente ci sarebbe arrivato qualcun altro. E vi posso dire, amici, che è così, cioè, nel senso che effettivamente il livello di sicurezza delle nostre infrastrutture è molto basso. Pensate che quando vedete che i siti crollano come fossero appunto, dico, no, cose che bruscolini che vanno giù con facilità, immaginate se non riescono a tenerli su, quanto sia complicato renderli pure sicuri. E queste sono infrastrutture serie, importanti, questi sono temi caldi di cui spesso si parla un pochino poco. Comunque c'è una nuova agenzia per la sicurezza nazionale che è in fase di creazione. Speriamo che appunto ci porti un po' più di sicurezza. Vi ricordo di condividere e guardiamo i meme di questa settimana. I meme non sono partiti, aspetta qua, aspetta, fermi! Lo sapevo che i meme sono il numero 8, vero? No, questo è l'ospite. Aiuto, quali sono i meme? All'ultima puntata! Non riusciamo, anzi, lo sapete che cosa c'è? I meme ve li faccio vedere senza sigla. Oh, allora, guarda, perché la sigla oggi non riusciamo a mandarla. Eccoli qua, slide. Allora, questo mi fa ridere, perché è un finto giornalino, l'almanacco di tutte le statistiche cripto dal 2009 al 2040. Proprio fatto, sai, come quelle robe false, quelle robe un po' che non servono a nulla. E la dimostrazione è un po' quella, cioè il senso è che vedo grafici ovunque. Ah, si dice che arriverà a 40.000, ha sfondato il tetto, fa fatica a sfondare il tetto dei 30.000. Non so se leggete forum di questo settore, sono ridicoli perché ovviamente nessuno sa nulla, e soprattutto al Bitcoin e a certe criptovalute del tetto, del non tetto, non gliene frega assolutamente nulla. Ma vediamo a quelli un po' più divertenti. Allora, questa è la scopa che dice al libro, in questo periodo in cui si vede nello sfondo che ormai siamo tutti digitali, rilassati amico, hanno inventato l'aspirapolvere, eppure io sono ancora qua. Dice la scopa, non è male, risata, aspetta,
Poi qui c'è Homer Simpson, che giustamente nel 2001 erano i tempi in cui dicevano i padri ai figli non fidarti di internet, e poi siccome i padri si sono fatti un pochino prendere dai bias, dalla fake news, dalla controinformazione sbagliata, sono i figli che gli tocca dire papà non ti fidare di internet, anche qui risata. Poi bellissimo questo che ho trovato, un'infanzia passata a prendere, schiaffi da mia madre perché mettevo le mani sullo schermo della TV, e poi inventa il touchscreen. Questo è quello che mi piace di più, perché dice, questo porta il telefono ad aggiustare e dice, quello del coso da aggiustare, apre, dice ciao, lascia un foglio dentro, per favore di a mia moglie che non sei riuscito a riparare questo telefono, così non controlla i messaggi su WhatsApp, i 50 euro sono i tuoi. Questa non è male, va bene. Quello che c'è da sapere questa settimana, secondo me. Allora, come sapete, purtroppo questa ragazza giovane di Sestri Levante è morta, perché le è stato fatto un vaccino senza che chi gliel'ha fatto sapesse, appunto, fosse al corrente dei farmaci che prendeva e della sua condizione di salute. Ora, io voglio dire solo una cosa, siamo nel 2021, abbiamo la possibilità di comunicare in tempo reale dall'altra parte del mondo, le aziende che trattano dati sanno perfino cosa noi ancora non vogliamo e che vorremmo, andiamo in giro con un dispositivo che ci dà in tempo reale lo stato delle cose dal satellite, ci fa vedere tutto, i nostri dati sono ovunque, ma la sanità ancora non è in grado di sapere che tu hai quella o quell'altra patologia. Questa è completamente follia, queste sono le cose che a mio parere dovrebbero finire sui giornali al posto delle scarpine nuove del figlio della quella tale influencer o quell'altra, perché qui ne va la vita delle persone e ne succederà ancora di più. Ma non perché voglia, come dire, no, perché proprio è così, perché non è più possibile, non è più accettabile, e questo secondo me è quello che dovrebbe fare, come dire, un'informazione di massa. Io sono qui a farlo proprio per questo, e vorrei che ce ne fossero altri come me, perché credo che oggi l'opinione pubblica debba essere sensibilizzata su questi temi. Cioè non è più un gioco, anzi, con i giochi andiamo alla grande, cioè quando si tratta di giocare, di Facebook o di altre cose, siamo tutti bravi e facciamo funzionare tutto, ci fanno dei giochi straordinari con realtà virtuale eccetera, ma poi uccidiamo le persone perché quando questa arriva in ospedale scrivono il nome e non sanno che cos'ha, perché è lei che dovrebbe portare delle prove, cioè è follia totale nel 2021. Quindi questo era quello che mi sentivo di dire, e siccome, meno male, questo show raggiunge molte persone, vi prego, sensibilizzati con dei messaggi tutti su questo tema. Altra cosa, avevo fatto un servizio su Striscia in cui parlavo dei droni che avrebbero potuto uccidere le persone in completa autonomia, cioè vuol dire che con la loro machine learning, intelligenza artificiale, avrebbero potuto decidere che cosa fare, quindi non telecomandati, per capirci. Ed è successo che, appena è stato reso noto, che un drone che si chiama Cargo 2, che è quello che vedete nella foto precedente, ha fatto proprio questo, cioè è andato a inseguire, poi non l'ha ucciso fortunatamente perché dalla base l'hanno fermato, ma a inseguire un essere umano perché aveva deciso che quella doveva essere la vittima. E l'ha deciso lui, ok? Quindi ecco, questa vi faccio vedere un pezzettino di questo servizio proprio per ricordarvi il tema, che secondo me è molto importante. Curi che siano tutti buoni questi droni? Infatti no, perché ci sono delle macchine robotiche in grado di uccidere gli esseri umani e vengono già utilizzate in alcune nazioni, per esempio gli Stati Uniti, il Regno Unito, Israele, la Corea del Sud, e si tratta di macchine sempre più autonome, sono una sorta di intelligenza artificiale. E allora quello che ci chiediamo è, di chi è la responsabilità se un robot uccide autonomamente un uomo? Se la prima guerra mondiale è stata una guerra di trincea, la seconda è stata... Questo ne avevamo già parlato. E quindi è, come dire, un altro tema caldo, perché oggi non è sulle prime pagine dei giornali, né l'allarme della sanità non ci conosce, anche se potrebbe con facilità,
né attenzione però che la bucano, e nemmeno attenzione perché potrebbe passarvi sopra un drone che vi uccide. Il punto è che siamo abituati a reagire a queste notizie, come dire, sapendo che quando reagiamo poi automaticamente qualcuno, di solito la politica, agisce e ferma o blocca qualcosa. In questo caso, quando il digitale incomincia a ragionare autonomamente, o quando ci sono cose come il tema della sanità devono essere fatte con strategia, in cui bisogna pensare per tempo, dopo diventa troppo tardi. Okay? Allora, lasciate le vostre domande, alla fine rispondo, le state già lasciando, ma continuate a farlo, così rispondo a due o tre domande prima di chiudere. Vi ricordo che questa è l'ultima puntata e quindi questa è l'ultima volta che vi faccio vedere i sondaggi della settimana. Chissà se la sigla sarà giusta. Ok. Allora, 100 domande in 100 giorni, slide, vediamole. Una è stata: ogni tanto disattivi la geolocalizzazione sul tuo smartphone? Sì, incredibile, c'è un mucchio di gente che lo fa autonomamente. Wow, non me lo sarei mai aspettato. Marco Robecchi dice invece sempre attiva ed è servita a recuperare uno smartphone rubato. Davide Zordan dice attiva solo su alcune app. Rossella Mari sempre disattivata. Interessante questo, attivo solo al bisogno. Questo perché effettivamente ha ragione, consuma tanta batteria. Sempre disattivata, Marga Bianchin, non necessito della geolocalizzazione perché sa sempre dov'è e non è niente male. Altra domanda: qual è il tuo contributo quotidiano per diminuire l'impatto ambientale di internet? Perché come sapete il consumo, l'elettricità che serve per farlo funzionare arriva soprattutto da combustibili fossili. Allora metto in modalità aereo o spengo il telefono, chiudo sempre le applicazioni che non sto usando, mantengo bassa la qualità dei miei video. Margherita Libeccio dice chiudo le app una volta usate, ma non saprei che altro fare. In realtà ho fatto un servizio in cui parlavo di questo. E poi dice appunto che cerca di evitare sprechi anche nella sua vita. Evito invece, Monica Biasio, di mandare email in generale per un semplice ringraziamento. Lucia Polloni dice non sapevo nemmeno si potesse fare, non è male, brava. Allora, Treg Online, l'ultimo: tanti guru del web promettono guadagni, ti fidi? Sì, no, ovviamente il 98% dice no. Ma perché dice no? Perché io qui ho messo la domanda per dire i guru che promettono. Il vero problema è riconoscerli, cioè molti, è chiaro che se arriva a quello che dice salve, io sono il guru e da domani guadagnerai, solo pochi, come dire, sprovveduti si lasciano convincere. Ma poi sono quelli un po' più attenti, un po' più strateghi, di cui voi magari a prima vista non riuscite a riconoscerne le caratteristiche, ma ve ne accorgete subito perché c'è un momento in cui vi dicono comprate questa mia cosa, iscrivetevi a questa mia cosa, pagando, e lì capite che forse dietro c'era qualcosa. Poi evidentemente alcuni lo fanno con alta qualità, molti con qualità bassa, sa voi, e una delle cose principali che fanno è quella di vendervi cose che l'equivalente trovate banalmente su YouTube, per esempio personaggi famosi che vi raccontano come fare ad avere successo. In realtà il successo ce l'hanno avuto loro per loro, quello che vi raccontano non vi serve per avere il vostro di successo, e di solito quelle interviste le trovate tranquillamente, non le stesse ma molto simili online. Qui dicono assolutamente no quasi tutti. Paolina dice ovviamente no, ma se esistono qualcuno li prende ancora in considerazione. Purtroppo sì, sul web ci sono persone che guadagnano soldi vendendo a caro prezzo dei consigli per fare soldi, questi sono proprio i peggiori, però guadagnano dei corsi, ed è una truffa sottile quanto geniale. Infatti la maggior parte, dovete sapere che la maggior parte dei venditori di corsi ha come business quello di vendere il corso, cioè non il contenuto in sé del corso, ok? E spesso è quello che è. E ora le vostre domande, ce la faccio a mettere la sigla? Secondo voi? Provo, vediamo. La sigla che per scaramanzia, dove siete? Applauso, state che arriva il studio. Per scaramanzia è rimasta sempre le vostre domande. Allora, quali sono? Sono arrivate. Allora, questa qua, ce n'è una che dice: faresti teatro? Allora, io non faccio l'attore, però se io, sapete che, come dire, ci tengo molto a divulgare, no? Se anche quello può aiutare, perché no? Però non faccio l'attore, quindi ma se vado a parlare di questo, perché no? Con l'energia che ho, c'è solo un po' di spazio, da Londra ogni volta devo volare giù, ma insomma, volendo, volentieri. Poi, faresti un tuo programma TV? Qui c'è una questione, è un tema legato agli obiettivi, ovvero
il mio obiettivo è quello di aiutare le persone a comprendere questo mondo. Ce l'ho da 30 anni e finalmente lo riesco a fare alla massa. Come sapete, ho la fortuna di partecipare, di essere parte di un programma che arriva a milioni di persone, proprio perché è un programma misto, che ha dentro un po' di tutto, intrattenimento, un programma soprattutto fatto bene, oggettivamente i risultati lo dicono. Io sono solo un pezzettino, ma è grazie a questo che io posso fare quello che voglio fare, perché se avessi un mio programma probabilmente non arriverei a tutte quelle persone. Certo, si potrebbero trattare temi diversi, anche in fasce orarie diverse, però diciamo che al momento, anche quando da fuori può sembrare che, come dire, sia meglio per me, può essere anche che sia meglio per me, ma per ora quello che è meglio per voi è continuare a fare quello che sto facendo, sempre che me lo continueranno a far fare, chi lo sa, vedremo in futuro. L'ultima che mi ha fatto un po' sorridere e dice: sei sposato? Allora, sì, nel senso che ho una compagna con cui siamo insieme da tanti anni, ci amiamo, due figli, uno di 9 e uno di 17, e quindi diciamo che sono più che sposato. Quanto sei alto? Io direi: quanto sei basso? Sono basso 1,75, e secondo me, se mi rimisuro adesso, sono anche sceso 1,74, perché qua quando gli anni passano, poi si va giù, è incredibile. Allora ragazzi, l'app, scaricatela sui vari app store, The Live Digital Show, così riguardate i 10 episodi di questa stagione e vi preparate per la nuova. E poi soprattutto, se volete essere aggiornati sempre sulle mie cose, dentro camisanicalzolari.it siete sicuri di poterlo fare. Condividete questa live, e soprattutto anche dopo, quando la live non ci sarà più, perché come dire, rimane on demand, come si dice. Io vi saluto e ci si vede la prossima stagione. Grazie di essere stati con noi, con me.